Preoccupazione per Edoardo Donna Maria. Dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello VIP, nella puntata del 9 marzo, l'ex VIPone si è mostrato molto poco pubblicamente e non ha ancora ripreso in mano i suoi profili social. Negli ultimi giorni, ha solamente rilasciato un'intervista a RTL 102.5, ed è apparso in alcune foto pubblicate da amici e parenti. Oggi 12 marzo, a distanza di 3 giorni dalla sua uscita dalla casa, il padre del volto di Forum, Vincenzo Donna Maria, ha pubblicato una foto che ha fatto preoccupare molti fan del giovane romano. Nella fotografia in questione Edoardo si trova sdraiato su un lettino dell'ospedale, con un pantalone della tuta e senza maglia. Per tranquillizzare il fandom del figlio, Vincenzo ha scritto: avviso a tutte le fan. La pubblicazione di questa foto è autorizzata dal vostro Edo. Ha dato tutto fino al 90esimo. Ma sta bene. Tranquille. Al momento non si conoscono i motivi per cui Donna Maria si trovi in ospedale, ma sembra che non si tratti di nulla di serio. È importante ricordare che il 28enne è stato rinchiuso in una casa per 6 mesi, dove è stato sottoposto ad una forte pressione psicologica e fisica. Insomma, Edoardo sarà probabilmente stato prosciugato di tutte le sue forze. Per questo motivo, molti suppongono che abbia deciso di fare alcuni semplici controlli di routine per cominciare a stare meglio. Tuttavia, neanche le parole del padre dell'ex VIPone hanno saputo rassicurare i fan dei Donnalisi, che stanno chiedendo a gran voce un segno di vita da parte del loro beniamino sui social, per poterle così assicurare di stare effettivamente bene. Cosa sarà successo veramente ad Edoardo Donna Maria?